ma anche il gusto del convivio è tipico della storia della città. E il nome Frescobaldi ha una tradizione di oltre 700 anni nell'arte, nella cultura, nella storia italiana e della Toscana in particolare. Nella villa di Poggio a Remole, residenza di campagna della famiglia, possiamo ancora immaginare le feste che si svolgevano nel grande salone dove vini pregiati venivano serviti ad ospiti illustri. Certo che produttori di vino da millenni, i toscani si sono sempre impegnati a migliorare questo delicato prodotto. Da notare che lungo l'arco di generazioni che alimentano l'albero genealogico, il cuore cittadino dei Frescobaldi è nel quartiere fiorentino di Santo Spirito. Il palazzo ha una familiarità privilegiata con la chiesa, a dimostrare il particolare legame della famiglia con questa parte della città. Il vino e le più prestigiose famiglie della più antica nobiltà sono legate in un binomio inscindibile. Giovanni di Piero Antinori si iscrive nel 1385 all'arte dei vinatieri. Da qui inizia un'attività vitivinicola che non si interrompe nemmeno nei secoli successivi. Nel palazzo, disegnato da Giuliano da Maiano e acquistato dagli Antinori nella prima metà del Cinquecento, la cantinetta ricorda gli ambienti dove le famiglie nobili fiorentine vendevano il vino ai concittadini. Gli arredi, i quadri, tutto all'interno del palazzo riflette una ricerca di sontuoso equilibrio, che è il carattere dei vini della casata, già affermati dal Seicento presso gli aristocratici e le corti d'Europa. Nelle finestre del palazzo si specchiano i maggiori monumenti della città, mentre nel cortile le teche con i modelli in scala introducono alle tenute di famiglia. Gignanello è la più antica delle aziende Antinori. Dietro la villa sono le nuove cantine con alti soffitti a volte e corridoi che le collegano con le cantine vecchie.